In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Si dice Vangelo lungo o media corta, ma quando il Vangelo è breve, come oggi, direi comunque o media corta. Il Vangelo di oggi riguarda la festa dell'Ascensione. Se ci dovessimo fermare sul fatto dell'Ascensione, certamente di spunti ne troveremo tantissimi. Questo evento è così suggestivo che apre a tanti scenari, interpretazioni, dettagli che non finiremo più. Pensate, Sant'Ignazio di Loyola, quando andò in Terra Santa, ha rischiato la prigione per andare a verificare se le orme dei piedi di Gesù, che si conservano leggendarie sul luogo dell'ascensione al cielo, erano piedi rivolti verso Gerusalemme o verso il mondo. Certamente in questo segno cercava anche conferma alla sua vocazione, alla vocazione e alla spiritualità dei suoi gesuiti, che sono stati proprio pensati per il mondo. Questo Gesù che se ne va in cielo è raffigurato in lungo e in largo da pittori di ogni tempo, cominciando dal grande iconografo Rublev, che lo pone assiso nel suo cerchio di gloria, simbolo dell'universo, e sostenuto dagli angeli. Questo cerchio poi è la famosa mandorla dove è inscritta la gloria di Dio. Il Mantegna dipinge la mandorla come una schiera di cherubini che si pongono ai perimetri del corpo di Gesù. Giotto addirittura lo dipinge di profilo, cosa dissacrante per gli iconografi classici, e gli mozza le mani in alto, come per dire che una parte del corpo non appartiene più alla terra. Così farà anche con il dipinto della risurrezione. Interessante anche la prospettiva dal basso di Dalì. Si colgono i piedi e le braccia aperte al mondo. A volte nell'ascensione Gesù è anche pensato con le braccia sopra il mondo, un po' come fa il prete quando consacra il pane e il vino. È il gesto dell'epiclesi, cioè dell'invocazione dello Spirito. E ci sta, dato che domenica prossima sarà la festa di Pentecoste, quindi l'ascensione è pensata come l'epiclesi per la Pentecoste. Ma oltre i dettagli fin qui elencati sull'evento dell'ascensione, vorrei soffermarmi su questa frase finale di Gesù nel Vangelo, bellissima. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Che bello sentire questo. Sono le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli, parole di grande conforto, non che prima non lo avesse fatto. Ricordiamo le parole di domenica scorsa: non vi lascerò orfani. Gesù si è preoccupato di salvare il mondo anzitutto, ma anche di non lasciare nello sconforto i suoi cari, gli amici di vita. Sapeva che sarebbero caduti nella tristezza nel momento in cui lo vedevano morto. E allora insisteva: voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. E il Vangelo dell'altro giorno, cosa ci spaventa di più nel dolore? Di rimanere soli. Lo sentivo raccontare anche in qualche testimonianza al telegiornale, qualche testimonianza terribile di chi si è trovato da solo dentro il disastro dell'alluvione. Sapere che c'era qualcuno lì con te, o qualcuno che ti aspettava di fuori, vedendo, guardando dal terrazzo, questo dà forza, dà speranza. E quanto Gesù è preoccupato di farci sapere che non ci abbandona, ce lo dice di continuo. Lui c'è, è il Dio con noi. Papa Francesco ha voluto con forza questo cambiamento dell'interpretazione del Padre Nostro, della traduzione del Padre Nostro, che adesso dice
non si abbandonare alla tentazione. E sarebbe meglio tu, Dio, non si abbandoni nella tentazione. Ecco, sono con voi fino alla fine del mondo. La fine del mondo che sarà? Certamente un giorno tutto si spegnerà, il sole si spegnerà, dicono tra 5 miliardi di anni. Ma come fine del mondo preferisco la fine del mondo quando si dice di qualcosa di eccezionalmente bello. Sei la fine del mondo, si dice per fare un complimento strepitoso. Ecco, Gesù è con noi fino a quando lo vedremo come la fine del mondo.